qualche modo rispetto a quello che si è fatto fino ad ora si tratta di un'eccezione. L'eccezione sta appunto di un cristiano, più che democristiano da giovane, all'interno di una situazione di grande presenza della sinistra. Ho saputo dopo, ovviamente, di avere avuto un babbo antifascista, rigidamente antifascista, dentro a un gruppo di ragazzi, anch'essi rigidamente antifascisti, in quelli Tavannelle e Val di Pesa, sotto la chioccia, era il piovano di Don Bellucci, piovano della chiesa di San Piero del Bossolo, che era un uomo di un paio di metri e che era antifascista attivo, intendendo che attivo non solo quello che diceva, ma quei cazzotti che tirava ai fascisti e a noi capitani a tiro. Quindi io ho questo imprinting che era di carattere etico più che altro, etico morale più che politico. Io non avevo alle spalle un'origine visibile che in qualche modo fu una specie di strada obbligata per fare attività. Venne fuori questa storia di fare attività perché c'era uno spirito, diciamo, di giustizia che aleggiava forse. Quindi io, niente, sono arrivato andare a lavorare il 7 settembre del 51, abbastanza giovane. Quanti anni avevi nel 51? E avevo 10 anni, avevo 13 anni e 10 mesi, neanche 14. Quindi non mi assicurarono, è stata una storia che riguarda tanta gente dell'epoca, insomma, dice va a imparare un lavoro a Firenze, però quelli dove andavano a imparare il lavoro non ti assicuravano, ti davano quasi nulla. Quindi, questa è capitata a me. Quindi io sono entrato via via, prima come apprendista, poi in varie situazioni, lavori persi, bisogno di quattrini, andare a fare il militare come volontario, perché non se ne aveva uno e non mi assumeva nessuno perché ero vicino alla leva. E quindi sono stato 3 anni circa a fare questa stronzata e dopodiché appena tornato io gli andai subito a lavorare e niente, veniva spontaneo, non senza bisogno di conoscere né contratti né sindacalisti, di fare che c'era, cioè, ti rendevi conto, no? Per cui io, i fratelli biondi che facevano Parabrezza e altri ancora credo, e accidenti vari via Gaetano Milanesi, si una trentina di persone che non avevano fatto nulla, si dà il caso che c'era il contratto del 63, venne di organizzare questa gente, e la cosa andò bene, tanto che ci operarono tutti, si andò a fare manifestazione per la prima volta nella loro storia, salvo uno di Colombi che è rimasto a lavorare, e niente, e quindi dopo fatto questo sciopero, un pochino dopo mi licenziarono su 2 piedi, alle 5 mi chiamarono. La cosa fu divertente, si fa per dire, ma fu divertente perché mi dissero non c'era più lavoro, io facevo il tornitore. E dicevo non c'è più lavoro, io in 5 minuti mi dette tutti i mattini e ogni cosa, e vo via alle 5 e fuori c'è un camion che scarica un Grazioli un tornio dopo per loro. Quindi la famosa tradizione in seno non al popolo, al padrone. Mi sposai poi nel febbraio del 64 e poi insomma capitò tramite persone conosciute di andare a finire alla Zanussi, alla Stice allora. Io nel marzo del 66 atterrai appunto alla Stice che faceva elettrodomestici, cucine economiche principalmente, ma anche frigoriferi, cominciava e lavatrici, piuttosto notevoli anche. E il discorso nazionale, in Italia il fordismo, le catene di montaggio come caratteristica centrale delle fabbriche è arrivato molto in ritardo rispetto al resto del mondo. E arrivando in ritardo in qualche modo ha velocizzato le modifiche. Questa è una questione, come si dice, penso che sia successo in diverse altre fabbriche in Italia,
perché il fordismo in Italia ha avuto una vita pratica non brevissima, teorica molto breve. Cioè quando è arrivato come pensiero anche il sindacato, in qualche modo gli altri posti era di già maturo e quindi era iniziale. Quindi diciamo così, ci sono state delle conseguenze di comprensione da parte dell'organizzazione sindacale non secondarie, e queste difficoltà di comprensione in una situazione come Firenze, nel quale questa fabbrica era l'unica che aveva atene di montaggio, il resto era tutti professionali, soprattutto le grandi, cioè Pignone e Galileo, che poi si portavano dietro l'indotto, e il sindacato era questo, insomma, e era inconsapevole e neanche curioso di essere consapevole di quello che poteva essere o che era effettivamente le condizioni di lavoro, che erano le condizioni di lavoro nelle fabbriche di serie, e non tanto le condizioni di lavoro, che non erano all'epoca, non ci pensavamo molto, noi ci pensava la fabbrica, di fuori non ci pensavamo, perché la questione vera è che non pensavano, cioè non riconoscevano le condizioni di conflitto in quelle fabbriche, perché pensavano che il conflitto fosse una questione tra gentiluomini di pari dignità, di pari peso, di pari professionalità, di pari quasi tutto, troppo. Mentre nelle catene di montaggio le condizioni di conflitto sono insite e ci sono dalla mattina alla sera tra diversi, di pari non c'è nulla. Dell'evoluzione delle categorie dentro alla CGIL e anche la lotta politica dentro la CGIL e dentro il Partito Comunista contro la generalizzazione obbligatoria delle lotte generali, unità della classe, lotte articolate, classe spezzata, che è una cazzata assoluta, perché la prima ipotesi non prevede dove il padrone ha il potere. Siccome il padrone ha il potere nel luogo di lavoro, o tu parti da lì, o altrimenti ti contenti dei cascami, come facevano a Prato. Cioè, secondo me, il lavoratore in una fabbrica, la prima vittoria non è politica, la prima vittoria è morale. Cioè, deve avere un comportamento per quale la distinzione complessiva dell'uomo tra l'operaio e il padrone deve essere palmare. Dopodiché uno ha le tessere, ha tutto quello che vuoi, ma se non ci avesse le tessere, e lui è come il suo comportamento, la sua differenza, un'altra umanità, tanto per intendersi. Questa roba è, secondo me, questa è stata una delle grandi cose degli anni 70, non individuale, perché tutto gli era buttato in politica sindacale, politica lì, politica là, ma la gente in quegli anni lì si è allargata nel pensiero, nelle modalità, nei rapporti con quelli accanto, eccetera, eccetera, a partire anche da questa dimensione. Anche se non era esplicita, perché nessuno gliela chiedeva, e tampoco i sindacalisti, che sono sostanzialmente abbastanza aridi. Però in quel momento, in quel periodo, nacque appunto il problema della Zanussi. La Stice non aveva un grande avvenire, gli era il periodo in cui la Zanussi raccattava tutti gli stabilimenti possibili e immaginabili dell'elettrodomestico bianco. Triplessi a Torino, Astor a Milano, Becchi a Forlì, e poi il confronto con la Zoppas di Susegana e di Conegliano, che ci volle un po' di più, ma insomma, poi anche e la Stice. Quindi è stata assorbita dalla Zoppas. E allora venne fuori questa trattativa, insomma, poi si è saputa, eccetera, eccetera, e arrivò la Zanussi. E la Zanussi arrivò nel 67, grosso modo. Cominciò ad arrivare. E cambiò tutto. La Zanussi fece questa cosa, prima di tutto la fabbrica sulla base del disegno che loro avevano in testa,
e non potevano pensare di mantenere una fabbrica di 500-600 persone, perché inevitabilmente non sarebbe stata insignificante rispetto all'operazione complessiva, era quella di acquisire l'intero mercato, possibilmente. Mi mancò la Firse, mancò la Berloni, l'Ariston, la Handy, eccetera, eccetera. E fatta questa operazione arrivò il popolo. Che vuol dire che nell'arco del 68 e i primi mesi del 69 si arrivò a 1800 persone. E la straordinarietà di questa crescita la fu fatta, come si dice, come quando si tira le caramelle nei matrimoni, no? Venite tutti qua perché c'è posto. Quindi arrivavano da tutte le parti e di tutti i tipi, senza nessuna selezione. Era impossibile selezionare quando c'era bisogno di 1200-1300 persone. Dentro a questa situazione c'era appunto di tutto, c'era anche un paio di preti, per esempio, e poi a quel punto la questione principale era organizzare quelli che volevano essere organizzati, questi giovani, e c'era della gente che non aveva visto fabbriche, alcuni le avevano viste, alcuni no, la maggior parte non le aveva viste, ma erano giovani e sapevano che succedeva nel mondo, non era sindacalmente magari nulla, ma questo non era il problema. E allora io avevo a quel momento cominciato il conflitto, un po' di conflitto interno, perché io avevo un comportamento bicefalo, si dice, mi pare. Cioè io ero in commissione interna e quindi dovevo comportarmi secondo le regole della commissione interna, che sono sostanzialmente regole mediatorie, di accomodamento, di intervento, di riduzione dei conflitti, del non far nascere i conflitti. E poi anche di governare la fabbrica, nel senso delle istituzioni eventualmente interne alla fabbrica, può essere le mense e altre cose. Entrava in merito all'organizzazione del lavoro? Non entrava in merito a nulla, assolutamente. Se le guardava bene, e se le guardava bene anche per... assolutamente non era nel pensiero, e non era neanche nel pensiero del sindacato fino a un certo punto, quindi non poteva essere, figurati, in quegli anni era la roba di padrone, questa. Detto era il successivo, cercava di pararti il culo, ma non più, non oltre. Allora io facevo questa roba qui, e quindi appena scendevo dalla commissione interna tradivo immediatamente il ruolo e mi mettevo a organizzare la gente, inventandosi sezione sindacale, gruppo di attivisti, non mi ricordo neanche se avrà una serie di nomi, con questi giovani si faceva le riunioni, e io dicevo quello che c'era da dire, secondo me ovviamente, che era sostanzialmente diverso dai resto della commissione interna, e stava rigidamente nel ruolo, certo. Quindi andavo fuori ruolo, però si cominciò a fare le cose e a organizzare la gente. Il problema era un po' ampliato per me, perché essendo un po' stupido, la questione, il tempo che rimaneva era il sabato e la domenica, per cui io progressivamente mi appropriai anche delle chiavi del sindacato, per cui i volantini si facevano di sabato, si circostiravano magari la domenica, però adesso c'era. E vabbè, insomma, piano piano venne fuori un gruppetto di una trentina o 40 persone, che io fornivo in continuazione di materiali, e mi arrivavano a Roma, perché erano piuttosto bravi. Io ero piuttosto bravo e quegli altri erano piuttosto bravi. Questa trentina fece il consiglio di fabbrica finché non morì il consiglio di fabbrica. Successe una cosa: noi si convinse di essere sufficientemente bravi nell'estate del 69 da potersi permettere una rivendicazione importante, diritto d'assemblea durante l'orario di lavoro con i dirigenti sindacali, riconoscimento dei consigli di fabbrica, dei delegati. Allora cosa successe? Successe che le organizzazioni sindacali erano contrarie, tutte e tre, perché a autunno c'era il rinnovo del contratto. E allora la motivazione non era da poco. Dicevano: questi vi portano alle ferie,
voi non avete più fiato, vi sarebbe autunno, e quando c'è delle lotte per il contratto, che cazzo fate? In genere è un'obiezione seria, però dimenticava una questione, che noi non si veniva dalla Luna. Noi si era in una fabbrica e si sapeva quali erano i bisogni, le necessità, le nostre forze e quelle del padrone, e come le forze del padrone le erano dipendenti dai bisogni dei frigoriferi, cioè, non soltanto dal fiato e dalla clinica di Ambanca. E questa roba fu l'inizio vero dell'incapacità totale da parte delle organizzazioni sindacali e da parte dei partiti dietro o davanti di capire questa fabbrica. Ma venne la solo la Fiomme a dirlo, la Fiomme e la Uime non vennero neanche, e noi si ringraziavano dei consigli che si presentava la piattaforma. Si presentò la piattaforma, ci fu detto di no su tutti, su tutto, e vabbè, a un certo punto noi si passò la voce senza volantini, domattina tutti fino a uno su cancelli, e vennero tutti mezz'ora prima addirittura, tutti, una cosa, tutte queste tutte, si stette quanto ci parve, sono un paio d'ore, roba del genere, anche a reparto, ingrugniti, erano tutti a gruppetti qua e là. La cosa fu straordinaria e impressionò, giustamente, perché insomma se c'era 1800, lì c'era 1801, magari avevano anche qualche familiare che andava a vedere. Impressionò e insomma la conclusione fu che si fece l'accordo a luglio, senza tanta fatica, con 35 lire, l'eliminazione delle categorie, l'assemblea, tutto quello che si era chiesto, compreso altre questioni retribute, non mi ricordo. Insomma. E a quel punto si dovette fare l'assemblea di campo che c'era lì di fronte, perché prima di firmare l'accordo non si poteva fare in messa. No? E fu appunto la vittoria, e si era tutti lì. No? E io gli raccontai con il megafono l'accordo. E mi rimandarono in direzione, mi dissero 35 lire sono poche, prova. Tutti lì, e io andai in direzione e tornai con 35 lire, ovviamente, è nella, chiaro, mia, nella mia grulli, no? Poi questi giochi di fare... Insomma, vabbè, fu preso e approvato. E allora però venne, c'era il segretario generale della Fiomme, Vercigli, il quale dopo io avevo finito, si era ben finito tutti, prese la parola e disse questa vittoria, a che la Margherita di Arezzo, che gli va reso onore di fondo, e disse ecco la prima ballerina. Fine del palo, questo si è tolto. Quindi sai com'è, noi eravamo consapevoli di quello che si faceva, e qui viene fuori la vittoria del 69 complessiva, cioè gli operai il 69 in gran parte, senza medaglie, senza nulla, sapevano quello che c'era nelle fabbriche. Poi io nel 70 mi fu chiesto questa roba, se ne discusse parecchio lì dentro, e quindi uscì, insomma, ecco, il primo aprile ero alla Fiomme, però mantenendo la zona che ancora non c'era come zona, ma insomma il luogo dove io operavo. E vabbè, niente, si cominciò a fare che c'era da fare, ovviamente. E quello che c'era da fare per la zona era, siccome le fabbriche lì principalmente erano due o tre, la Zanussi, la Superpila, l'Elettroplast, che era più verso in su, verso Firenze, diciamo così. E poi c'erano tante altre fabbriche, però non erano mai state prese in considerazione. Allora quello che dovevo fare io era organizzare le fabbriche. Insomma, se ne tiro fuori 21, 22, mi pare 23, dalla Scarselli a quelle che faceva le campane, e si fece la zona. E la famosa zona statale 67, che diventò di qualche rilevanza, anche perché c'era anche qualche altra situazione di altre categorie, tipo la ceramica e altri, che insomma si muoveva Columbus e faceva la gomma. Insomma, noi se era i primi meccanici, come è successo in molti posti all'epoca, però
insomma, si poteva fare, ecco, si poteva. Ecco, in questo frangente però io mi sono dimenticato una cosa essenziale, che è del 69, mi dispiace ma non era dirla, e cioè l'intervento sui poliuretani. Il poliuretano era un prodotto che veniva dalla Bayer, senza nessuna indicazione, salvo la tibia e il cranio, il veleno puro, e che veniva messo come intercapelli nei frigoriferi, al posto della lana, della famosa lana di vetro, che era però veniva messo senza protezioni e così via. Allora la gente cominciò a influenzarsi e avere anche delle cadute piuttosto robuste, alcuni sì, bronchite cronica, rinite cronica, insomma, cioè raffreddore permanente, eccetera, eccetera. Allora cominciò a girarci i coglioni, si cominciò a cercare come fare. Si andò alla medicina e ci aveva due dottori siuppini. E allora, conoscendo della gente, si andò alla medicina e si pose questo problema agli studenti. E sai, a medicina c'era tre filoni. Il primo era quello della rivoluzione permanente, quindi ci cagavano di sicce perché noi si era rimoderati fottuti, che poi eventualmente si faceva gli scioperi, poi si rientra invece di proseguire, eccetera, eccetera. Un'altra parte erano della FGC, o robe simili, e che avevano come teoria principale che ognuno lotta nel suo... Non era ancora definita, ma c'era già in nuce questa idea che gli studenti lottano dentro l'università, gli operai lottano dentro alle fabbriche, poi ne hanno vinto tutte e due, si trovano assieme e vanno a bere. E questa roba era ovviamente ridicola perché manteneva inalterata l'ignoranza reciproca. Gli studenti non sapevano con questo meccanismo che cazzo c'era alle fabbriche. Gli operai non sapevano che cazzo facevano gli studenti. Il problema era degli studenti, principalmente, perché loro si apprestavano a fare una professione e a fare sfuggiva la realtà. Non è poco. Vabbè, allora si trovò la terza fila, che era quella che volevano venire in fabbrica per imparare. Giovani e belli. No, belli, non faceva un cazzo. Vabbè, insomma, in ogni modo. E allora cosa successe? Si fece riunioni molto forti. Mi consideravo un dittatore assoluto, che non era, no, era abbastanza vero, e sapeva l'idea noi operai di insegnare a tutti, no, all'epoca. Un po' era vera, un po' era abbastanza, però loro non potevano replicare molto, insomma. E comunque erano protagonisti, erano loro che dicevano, io non sapevo mia nulla. Loro studiavano, si fecero andare dalla Sorbona, da Parigi, delle robe che ci spiegava che gli era l'isocianato, e quindi il poliuretano, qual era la compatibilità, 0,00001 milioni per ogni milione di parti di area, eccetera, eccetera, e si produsse un questionario complesso, ma dopodiché, quando si arrivò a marzo, aprile, mi pare aprile, e sì. Fece tutta l'assemblea del capo, gli operai interessati qui intorno, e c'era un barrettino lì, la mattina, venivano gli studenti alle 5:30, alcuni ovviamente, che a casa, quasi tutti i figlioli borghesi, quelli di casa, dicevano, che sei imbecilli, che andava a fare mischeri a quest'ora? E questi andavano. E a dare volantini per vedere la giornata come si svolgeva, chi erano, e poi alle 2 usciva il primo turno e quelli che dovevano andare andavano a questo barrettino, lì c'era a riempire il questionario, e poi usciva e fu fatta tutta questa cosa. Appena fatta fu pubblicizzata da loro, io non mi ricordo neanche se andavano un po' di consiglio di fabbrica da loro, e venne fuori l'ira di Dio. Cioè, tutto il gruppo dirigente dell'EMPI fu fatto fuori immediatamente da Roma, perché era saltato nell'EMPI, che cazzo ci sta a fare questa roba? Non dice nulla, sono andati, hanno visto qualcosa, non andavano da nessuna parte, no? Ma finché non succedevano le questioni, non se ne accorgeva nessuno.
E tra l'altro venne fuori anche delle cose comiche, perché nell'assemblea principale pubblica, dove c'era anche Lempi, quando fu detto questo, fu reso conto da questi, dai Rosselli principalmente, fu anche detto che uno degli artisti che aveva diabete chimico, si era preso il diabete chimico, no? Ora il diabete chimico non esiste, però in quella serata fu una visione travolgente, tutti rimasero, cambiò completamente il modo di lavorare, e ci vuole del tempo, attenzione, una quotidianità non solo fu, cambiò, ma fu anche il periodo, perché c'era un problema di tentativi anche, no? Perché non c'era il giro da parte nostra. E quindi i tentativi venivano fatti e a volte erano tremendi. Avevamo fatto una cappa completa, la gente moriva, non respirava tutto per 5 minuti. E allora il consiglio di Fabio si fece carico di mandare della mattina della gente, pur in una situazione deteriorata, ancora peggio di prima, perché era la fase delle prove, in modo tale da permettere che queste prove, che questa soluzione fosse da... Non si poteva chiudere, perché voleva dire chiudere la fabbrica. Quindi voglio dire, tanto per testimoniare che la gente non era quegli scioccheraioli, come qualcuno diceva, no? Che dava in mano agli studenti la fabbrica, come diceva la FIOM, o alcuni della FIOM, come diceva alcuni del Partito Comunista, quasi tutti, che noi si dava la fabbrica agli studenti. Gli studenti hanno fatto sempre quello che si dicevano. E questa è stata decisiva, e poi ha aiutato poi tutte le questioni della salute, libretto sanitario, non mi ricordo neanche come si chiamavano, però. E ha aiutato anche la zona, perché quella zona lì fu la prima che ebbe dei medici del lavoro. Con accordi anche del comune di Scandicci, la ceramica, eccetera, eccetera, furono i primi ad avere dei medici di lavoro a quale si poteva andare. E la cosa bella di questa vicenda, io l'ho letta anche nel libro Pistice Libera, oppure in quello che ho scritto io a memoria mia, nelle storie non comuni, era che lì non è stato mai mandato via nessuno. Eppure ne avevamo gli spartachisti. Gli spartachisti erano tremendi. Era delle ragane, ora via, se no scherza. Nelle stevia non ci voleva entrare, no? E veniva lì e lì si doveva fare la rivoluzione, eccetera. Tutti venivano, no? Però nessuno gli è mai stato cacciato. E la parola d'ordine, grosso modo, era che un po' di ragione ce l'hanno tutti. Ragazzi, sì, si sta andando alle lunghe, eh?